Inizio col dirvi che sto a 2 metri di distanza, ma per scelta mia che mi disgusta l'ignoranza. Io che indosso sempre il sorriso, ma adesso me l'ho coperto con questa maschera sul viso. Me lo immagino brutto e un animale. Io lo so com'è, l'ho visto in pubblicità. È una situazione un po' medievale, no? Uno si è sempre immaginato la peste bubonica del 48. Tutto nero, poi velenoso. È una cosa che nell'aria che non deve andare nel corpo. Paura sicuramente un po'. Mi farebbe paura se qualcuno nei miei cari ce l'avesse, quello sì. Io spero che finisca tutto in fretta invece di continuare in queste paure. Se lo combattiamo insieme lo possiamo vincere. Adria, Bill, con la vita già. No, non ci avevo mai pensato che potesse succedere tutto questo. Assolutamente no, una strage del genere mi ha veramente fatto la sprovvista. Nessuno aveva mai pensato che un virus poi polmonale avrebbe fatto finire tutto così in fretta. Forse questo virus è venuto anche per noi e perché è anche un po' colpa nostra che stavamo rovinando il mondo. Abbassiamo troppo la guardia. Se l'avremo un po' più alta c'era anche meno possibilità di aumentare la circolazione di questo virus. Ci rimarrà impresso, però comunque si andrà avanti. Sì, ci ha trasformati perché ci stiamo un po' più maturando. Questa esperienza ci terrà a capire chi sei veramente. E secondo me tutti hanno imparato qualcosa da questa situazione. Se dovesse succedere di nuovo, almeno la gente è più preparata. Ma lei mi ha chiesto la video. Qualche volta mi sento un po' sola, però cioè più che altro annoiata. Innanzitutto c'è il senso di mancanza e mi mancano veramente tanto gli amici e mi manca tanto anche Piazza del Campo, la Torre del Mangiarmi. Da una parte bene e da una parte no. Quella più positiva è che ora possiamo stare più insieme. E poi quella no, perché vorrei uscire. Visto che ora ci sono le giornate meno piovose, cioè che non piovono, vorrei andare un po' al parco. Sinceramente mi manca anche un po' uscire, perché rimanendo in casa cioè, ti mancano cose che manco pensavi. Ora stando a casa mi viene da giocare a pallone, non sto mai fermo. Lo smarrimento perché è un momento in cui non c'è nessun esperto, nessuna persona, nessuna divinità alla quale rivolgersi. Porta noia e solitudine. Io sto imparando a prendermi cura di me, a stare anche la solitudine, un po' di sana solitudine, non fa mai male. Allora io dico sto bene, ma in realtà cioè dentro di me non sto bene. Sì, sono una ragazza felice. Perché posso giocare con mio fratellino. Noi le volte che stiamo insieme o si litiga o comunque non è che siamo proprio tranquilli. Boh, dipende dal momento. Questo è il momento più così, poi c'è il momento innamorato. Cioè io ho i momenti poetici, no? Cioè in capanna invece mi sento nell'antico borgo selvaggio di leopardi. Primo, per il divertimento, perché ci piace litigare. Due, perché a volte siamo arrabbiati e ci mettiamo a litigare. Questi porti rappresentano un po' la mia vita. Da questa parte c'è quando sono così un po' triste, un po' felice. E poi da questa parte è quando mi viene l'esperienza di fare cose nuove.
meno stiamo insieme, meno c'è possibilità di un veicolo di litigata. Con la mamma non abbiamo un rapporto pacifico perché mi si era le ciabatte dietro. E quindi ecco, cerco di mantenere distanza e sicurezza anche dalla mia famiglia. Io sono una scansafatie e la mamma appunto dice fai compiti, fai questo, fai quell'altro. Io come mamma ho un grandissimo rapporto di amicizia, però ci sono certe cose che non racconto a lei. Bene, solo che alcune volte i miei si innervosiscono spesso, cominciano a diventare irritanti per qualsiasi cosa. La cosa bella del coronavirus è giocare con papà. Sono orgoglioso di stare con i miei genitori, sì che li voglio tanto bene e mi sento contento con loro. Mamma, babbo, vi voglio bene. La pizza, giocare al nascondino, fare un 2-3 stella. Vestiti, mata l'allegria, scansare la malinconia. Ascoltare la musica tantissimo. Canto perché io andavo e canto, adesso che non c'è, ci provo da sola a cantare un po' le cose. Vorrei dirti che ti amo quando sbagli, mica quando sei perfetta, perché sarebbe troppo facile. Vado un po' anche dagli animali perché ho le galline, il coniglio. O cuscio qualcosa insieme alla nonna. Alla fine ci siamo inventati un gioco della pesca. Però quello di sotto ha incominciato diciamo a rompere perché dice non sono giochi molto educativi per i bambini. Per adesso posso stare molto più dietro al mio cane. Poi faccio il drone e poi faccio le piacette. Ah, mi metto un pochino. L'Italia a sinistra, dov'è la vittoria? Le porta. Ai miei amici vorrei dire che mi mancano. Nonostante noi facciamo videochiamate tutte le serie, comunque è diverso. Tenete duro perché tra un po' torneremo a batterci in 5. Mi mancano un po' tutto, andare a fare le passeggiate con loro, divertirci picchiandoci da soli, litigando insieme, però poi dopo ritorniamo sempre amici. Mancano tutte quelle piccolezze a cui prima magari non ci rendevamo conto quanto erano importanti per noi. Il contatto mi manca. Sì, mancano i miei amici e soprattutto la loro compagnia. Il fatto di potersi abbracciare, di guardarsi negli occhi, quella è una cosa che manca, ecco. Presto ci rivedremo tutti quanti, saremo ancora più uniti di prima. Quando stiamo insieme è sempre più bello perché abbiamo ancora più idee. Sì, mi vuole tanto bene. Per i miei amici voglio dire che potete giocare a tutto, da alcuni giochi si creano altri e fatelo perché vi sarà comodo. Quando penserò a te vedrò soltanto una cosa, quello che penso di te e vi non dimenticare. Agnese, Nicoletta, Alberico, tuo papà si deve licenziare. Allora, ai grandi vorrei dire di passare più tempo con la famiglia e di sfruttare questo tempo, dato che grazie magari ai loro lavori questo non è possibile normalmente. Tutti i grandi si devono licenziare perché quindi soffrono. In questo momento è come un'opportunità per stare insieme ai propri figli o parenti. Dare più fiducia agli adolescenti. Dietro c'è veramente un mondo e qualcosa che gli adulti spesso fanno fatica a capire. Mio papà deve giocare di più con me. Noi siamo ancora ragazzini, loro dovrebbero aiutarci più o meno a diventare grandi meglio, più migliori di loro. E ricordargli che anche loro hanno avuto la nostra età. Dovrebbero cercare di mettersi più nei nostri panni a volte. Devono farsi influenzare più dai figli e avere più fantasia. Dico di... Non di non pensare ai problemi, però di prendere tutto con più calma. Serve anche senso dell'umorismo, serve che non sei sempre triste, cioè... Di essere più buoni e di pensare in maniera più positiva. Come te capiate? No, eh.
No, c'è coronavirus, c'è da che casa. Non devi scoraggiarti subito, non devi subito cadere giù come un sacco di mare. La vita è una sola e va vissuta fino in fondo. Io consiglierei di buttarsi sempre, non c'è età per smettere di buttarsi. Qua per gli adulti sarebbe suonare un po' di chitarra, quello che avete, e poi di stare tanto con, se ci avessi dei figli o degli animali, di starci sempre vicino perché è comodo, perché sembrano degli amici. Di non essere troppo cattivi a niente. I maestri devono sgridare di meno. Sì. Date meno compiti. Allora, secondo me i bambini si dovrebbero divertire un po' di più. No, non siamo di robot, siamo esseri umani. Di rendere più partecipi gli alunni alle lezioni. Un po' di lezioni nelle aule informatica, secondo me, è una cosa molto bella. Ho avuto la maggior parte degli insegnanti veramente fantastici. Però mi accorgo che questa didattica a distanza spesso fanno più che i professori fanno i questori, i poliziotti. I professori si sono davvero dati da fare. Che si impegnano un casino, poi la mia prof di matematica è la migliore. Perché io sono il rappresentante di classe. Vorrei fare una festa e uno scambio di banchi. Maestre, noi vogliamo almeno due alberi nel giardino per rinfrescarci. Sì, mi piacerebbe ritornare a sedere sotto un albero, però... Cioè, mi piacerebbe, ma allo stesso tempo non mi piacerebbe. Non avrei mai pensato di dirlo, ma mi manca la scuola. Anche se quando ero a scuola mi lamentavo, però mi manca, perché così a scuola stavamo più insieme e ci divertivamo di più. La scuola no, i compagni molto. Adesso invece virtualmente non è poi così tanto divertente. Il fatto che quando la maestra spiega puoi anche chiacchierare con il compagno accanto, mentre in video chat non puoi, perché lei ti sente. Non mi manca. Andando a scuola sono anche molto più distante e molto più chiuso. A scuola mi mancano le classi e i miei amici. Quello che mi manca di più sicuramente è il venerdì, che è l'ultimo giorno di scuola, che è finita la scuola e si va sempre fuori a mangiare un panino insieme ai miei amici. Di più mi manca il giovedì quando sono a scuola, tutti i giovedì è il nostro giorno del campetto. Secondo me la mia scuola si potrebbe anche un po' più modernizzare. La scuola secondo me andrebbe presa e riformata completamente. Perché è tutta grigia, per cui... Cioè, non c'è troppa felicità, cioè, a guardarlo. Vorrei una scuola un po' più comprensiva. Per me andrebbe benissimo iniziare alle 9. Sì, un giardino leggermente più ampio con delle piante possibilmente un po' più particolari. Poi ogni giorno la mattina fare mezz'ora, tre quarti d'ora di attività fisica. Effettivamente ci sono molte materie che secondo me vengono fatte in modo nozionistico, che non li fai capire la potenza. Perché Wittgenstein è stato un grande filosofo? Non li fai capire. Questa è stata un'opportunità per rendere la scuola più moderna. Che è una cosa molto bella, perché quando c'erano le persone gli animali selvatici non si fidano tanto. Prima la terra era più... c'era più inquinazione, adesso che c'è meno inquinazione ci sono più gli animali liberi. È molto più bello rivedere gli animali dappertutto che vederli sempre scappare. Fa tornare gli uccellini alla tranquillità, tutto quello che c'era prima, di
tutto quello che c'era prima. Le persone continueranno, cioè incominceranno a capire cosa significa davvero vivere, cioè. Una cosa molto bella, perché gli animali, la natura, le piante stanno tornando a respirare. Siamo noi. Da piccola avevo idea di fare la suora cantante, ho detto pure faccio o l'attrice oppure la cantante. Io ho una grande passione, ancora non ho capito se per la filosofia, per il teatro o per la poesia. Quando avevo 5 anni, anche se non cantavo ancora, dicevo io vorrei fare la cantante. Però mi è sempre stato detto, stai con i piedi per terra. A volte queste sono frasi da non dire a bambine di 5 anni. Comunque io sono abbastanza testarda, il resto della mia idea. A me piacerebbe fare il cuoco. Ormai sono quasi più di 6 anni che faccio teatro. Certo, tutto me stesso. Dei primi sogni preferiti è quando ho pensato di andare in moto. Di sicuro voglio tornare a pallavolo. L'ho fatto anche con i bimbi e andare al cinema cinese. Mi piace andare a mare io. Non si può andare a mare, perché se cavolo è più. Andare dalla mia migliore amica. Tutto il possibile, stare all'aria aperta e rivederli, non mi interessa che cosa, ma stare con loro e loro accompagnarmi basta sicuramente. Vincitore! Io quando uso la fantasia viaggio tipo nello spazio, al centro della terra. Con la fantasia appunto riesco a parlare con i miei peluche, sono tutta io che mi invento le cose. Mi piacerebbe cavalcare un unicorno più in alto dell'arcobaleno. La fantasia non è che una cosa che sono portato. Al massimo io sogno quando dormo di uscire. Se non avessi la fantasia, in questo momento potrei essere quasi morta. Fantasia è importante, soprattutto in questo periodo. E se una fantasia riesce a crearsi un mondo, se invece uno appunto smette di sognare, di amare, vede, che ne so, Piazza del Campo e vede solamente dei mattoni messi in fila e quella trifora sopra, con la fantasia invece tu puoi vedere quella torre, puoi perdersi in quella campana che suona. È molto più bello secondo me vivere una fantasia che nella realtà. Con la fantasia riusciamo a crearsi il mondo. Cioè il mondo non è fantasia, è proprio il mondo. Sì, un'idea ce l'avrei di giocare tutti insieme e far finta di essere davanti a un prato. Là ci si inventa tante cose. Che il mondo che non peggiori ancora di più. Nella mia generazione solo pochi sono persone mature, serie, che potrebbero cambiare il mondo. E il mondo va benissimo così, solo meno inquinato. Bello tutto di rosa e fare tutti più rosa, tutte le case. Dobbiamo anche cercare di rispettare la natura riciclando, ma anche costruendo un po' meno case. Come questo coronavirus ha levato tutto questo che abbiamo combinato, questo casino, inquinamento, possiamo ricominciare da capo e lasciarlo com'è adesso, senza quelle sporchezze che ci sono. C'è bisogno di una famiglia felice. Che nel mondo ci deve essere solo il gelato al melone di mio papà, il calcio e i videogiochi. Un mondo più attento. Prima di tutto la voglia di studiare, perché se uno non vuole studiare è normale che non trova la felicità. Che le persone non fossero troppo arroganti. Nessun tipo di discriminazione. Cioè niente che riguardi selezionare o etichettare persone.
potrebbe essere favoloso. Uno quando entra in questo mondo deve rimanere a bocca aperta. Un mondo semplicemente in cui la gente è più disposta ad amare e scoprire e lasciarsi andare anche ai sentimenti, al dolore. Il mondo sarebbe molto più bello, più magico. La distanza di sicurezza di rispettare, soprattutto da mia madre che mi chiede tutto il giorno perché non sono a studiare. De mamma, sto scherzando, ti voglio tanto bene, questa è proprio l'occasione per tenere la famiglia insieme. E non ti stare a divinare che fino a ieri era sociale, non volevi tanto stare dei prendere a tuo mangiare, per essere che ho ottenuto tutto quello che volevi, finisci le tue serie e anche volentieri perché sei ok. Non piace a nessuno stare serrato, ma impara a stare solo con te stesso, se no là fuori sono disperato.